Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il quesito nasce spontaneo all'esito della partita fra Triestina e Trento, terminata 1-1. L'Unione ci ha provato di più, il Trento ha sfruttato l'occasione, i giuliani hanno agguantato il pareggio solo alla fine. Il risultato è chiaro, il giudizio se il punto ottenuto è onesto o meno è soggettivo. La partita. Al terzo minuto l'uscita del portiere Chiesa allontana la sfera dai piedi di Rapisarda, in agguato dopo la palombella lanciata nella mischia. Il Trento è pericoloso al dodicesimo, con l'ingresso in area di Pasquato che a tu per tu con Offredi cade un attimo prima di calciare, fra le proteste dei suoi compagni di squadra che reclamano un calcio di rigore. Pochi minuti dopo l'Unione arriva al tiro con Trotta, bravo a girarsi dopo la torre del compagno. Il suo mancino è fermato dal portiere, sempre il numero 29 in maglia rossa, è protagonista poco dopo di una bella azione di avvicinamento alla porta, proseguito con il passaggio di inserimento a destra di Rapisarda e i suoi cross, il primo respinto, il secondo che sfila uscendo poi dalla zona pericolosa. Ancora la Triestina anche al 37esimo, quando Ligi colpisce al volo un pallone aggiustato di testa dal compagno ma destinato a spegnersi su un avversario, per poi vedere il gioco fermato per un fallo in attacco. I rossolabardati hanno una grossa opportunità a finire di primo tempo, quando il cross di Crimi piomba in area senza incontrare deviazioni se non per il destro di Rapisarda a qualche centimetro dalla linea di porta, spedito clamorosamente alto. A inizio ripresa i ragazzi di Buchi beneficiano di un calcio di punizione calciato da Gomez e stoppato dalla barriera. Passano pochi secondi e il Trento trova il vantaggio. Palla servita lunga per la corsa del Belcastro, che sfrutta il tocco fortuito di Gomez per provare un pallonetto, risultato infine decisivo, vista anche l'uscita di Offredi con porta in difesa. 0-1 e palla al centro. L'Unione, sentendosi beffata, riparte con energia. Rapisarda serve in centro area trovando Gomez, ma non il pareggio. Crimi ci prova in mezza girata alzando troppo la mira. Il Trento ci prova a giro al 70esimo, ma la porta è altrove. Ancora ospiti con una volata verso la porta interrotta dal fallo di Ligi, valevole l'espulsione del difensore per fallo da ultimo uomo. La punizione seguente non si rivelerà pericolosa per i padroni di casa. Il Trento vuole sfruttare l'uomo in più e arriva vicinissima al raddoppio, non fosse per l'intervento di Crimi che allontana il pallone da un gol ormai fatto. La Triestina ha pochi minuti per rimettere in piedi la sfida e ci riesce al 90esimo con Litteri che sotto porta la deve solo appoggiare. Null'altro per i successivi 6 minuti di recupero, il resto è opinione. La partita di ieri è da vedere come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.